Ok, e benvenuti in questo nuovo video. Sono TonyGamer17. Ragazzi, dopo 2-3 mesi ho deciso di fare il secondo tutorial, quindi la seconda parte, su come rimuovere completamente lo schermo verde su VideoPad Editor Video. Quindi una cosa semplice. Ok ragazzi, allora, innanzitutto spero che abbiate comprato VideoPad Editor Video. Una volta aperto, ci serviranno due cose: un file video, qualsiasi file video. Io adesso ho questo. Quindi tolgo la canzone qui, la musica, e scollegare dall'audio. Ok, poi prendiamo qualche file video che ha uno schermo verde, quindi io prendo questo green screen, eccolo, ecco, in questo modo. E adesso che cosa faremo? Uno, che cos'è il chroma key? Allora, innanzitutto andiamo a cercare Chroma Key, ecco, immagini. Ok, eccolo qua. Allora, abbiamo questi pannelli che si mettono dietro, diciamo, alle spalle e noi davanti. E quindi che cosa facciamo? Ci mettiamo davanti a questo pannello. Una volta ripreso del tutto te stesso e il pannello, prendiamo il file video MP4 o MKV come volete voi, lo inserite su un programma editing, anche Premiere Pro o altri programmi, lo prendete e lo inserite sui programmi editing. Ok, una volta fatto, su VideoPad è semplicissimo, io ve lo dico, è molto, ma dico molto, molto semplice. Allora, io adesso lo metto qua, quindi ho fatto la sovrapposizione, esatto. Ecco, se volete scaricare questo file green screen, iscriviti, attiva la campanellina e lascia like. Lo troverete in descrizione, in download. Ok, allora che cosa faremo? Prima dobbiamo ridimensionare il nostro file, però prima di ridimensionarlo dobbiamo prima rimuovere lo schermo verde. Ok, effetti video, sì, schermo verde, eccoci qua. Allora, mi raccomando. Ogni piccolo dettaglio deve essere rimosso. Anche un piccolo pallino verde, ma deve essere tolto. Cioè, dobbiamo togliere questo, anche una pallina verde intorno alla scritta, ok? Ok. Perfetto. Allora, ecco che cosa faremo. Sulla soglia noi abbiamo già selezionato il numero, quindi noi possiamo inserire qualsiasi numero, però dobbiamo stare attenti, perché se adesso faccio così, vado ad aumentare, ecco, come potete vedere, non si vede niente. Cioè, guardate, non si vede. Si è tolto il colore verde, ma mi sa che ha fatto un paio di fori. Esatto, ecco, come il like. Eccolo qua. Sì, già. Io vi consiglio di mantenerlo sui. Ecco, andiamo sui 100. Ecco, ok, sui 130, però lo vedo un po'. Guardate, un paio di buchi. Sì, un paio di buchi. Scendiamo un altro po' a 29, 128, 127, 26, 25, 24, 23, 22, 21,
perfetto, ok, ora vediamo. Ecco, mi sa. Ecco. Sì, mi sa che si è tolto. Però c'è ancora una linea. Ecco, la vedete? C'è ancora una linea. Aspettate. Sì, c'è ancora una linea qua. Ok. Allora, riguardo alla dissolvenza e al piumaggio, io ve lo sconsiglio perché certe volte. Adesso vi faccio vedere. Perfetto. Ecco, come potete vedere, in dissolvenza fa così. Noi la impostiamo su 1. Piumaggio. Ecco. Visto? Ok, ma ecco, visto? Ora andiamo sul colore bianco, perfetto. Ok, perfetto. Molto molto bene adesso, sì. Perfetto. Ora dobbiamo ridimensionare questo file. Ok, che cosa faremo? Scala. Ok, ho sbagliato, scusatemi. Se volete annullarlo, basta fare, se lo trovo, annulla widget modificato. Perfetto, eccoci qua. Ok. Perfetto. No, 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 non me ne frega niente della goccia. La goccia. Ok, perfetto. Ora andiamo su scala. Sì. Perfetto. No? Perfetto, perfetto, perfetto. Ora andiamo a spostare il nostro amatissimo file e lo inseriamo qui, perfetto. Ecco, come potete vedere c'è ancora un po' di verde attorno. Sì? Sì. Ok, quindi andiamo un attimo su. Schermo verde 100, perfetto, ok, ci siamo, perfetto. Ah, c'è ancora un po' di verde, ok. 127, perfetto, 127, dai. Sì, dai, perfetto, perfetto. Non è proprio come Premiere che con uno schiocco subito te lo toglie, ma su Videopad è una cosa unica, veramente bellissima. E chiudi, perfetto. Eccoci. Visto? Sentito anche il rumore? Il suono. Sì, perfetto. Però un po' di verde, certo. Sento, non c'è un po' di verde. Ok, no, 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 mi serve questo. Un po' di 128. Ah, perfetto, 130. Ok, ci siamo. Perfetto, perfetto. Abbiamo tolto un pochino di verde. Mettiamo un 131. Ancora meglio. Ok, ci siamo, perfetto. Ora non ci basta che esportare il file. Ok. Quindi il film, sì, il film. Esporta file video, lo mettiamo sul desktop, salva, lo chiamo T di Tony, costante, mettiamo sempre 60 proiezioni di fotogramma al secondo e crea, perfetto. Aspettiamo, perfetto, abbiamo fatto, sì, aggiorna. Visto? Visto? Perfetto. Ok, ragazzi. Abbiamo finito. Quindi, spero tanto che il video ti sia piaciuto. E, niente, lascia like al video. Iscriviti al canale attivando
la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Quindi, ciao!